Avviciniamo. Buonasera a tutti, abbiamo Federico Montaldo, poi Giampi, Corbellini e Giampiero da Genova. Ok, ma cosa ci avete portato? Un libro nuovo? Sì, è un libro su un reportage dall'ultima miniera di carbone in Italia che chiuderà nel 2018 e diciamo, abbiamo voluto testimoniare la fine di questa storia, la storia mineraria della Sardegna che è stata importante anche per lo sviluppo dell'isola e gli operai sono ormai ridotti ai minimi termini, sono circa 150 su un migliaio di qualche anno fa e abbiamo avuto l'occasione di essere accolti e quindi poter effettuare un reportage sia in profondità che poi in superficie. E il lavoro è poi accompagnato da alcuni testi di Angelo Ferracuti, che è uno scrittore che aveva, del tutto indipendentemente da noi, realizzato un reportage su quella zona della Sardegna ed era andato anche a visitare la miniera che poi noi abbiamo fotografato. Infatti, parte dei testi indicati nel libro sono tratti dal suo libro, ovviamente nelle parti che si attagliano maggiormente alle fotografie. E abbiamo poi anche ottenuto non sai, Ferracuti ci ha fatto anche l'introduzione e Alessandro Mongili, che è un sociologo, ha fatto una parte, un piccolo saggio sulla storia della miniera, la storia mineraria della Sardegna, anche sotto il profilo della colonizzazione, della Sardegna da parte delle grandi imprese che l'avevano sfruttata, ecco, per tanti anni, per più di 100 anni. Ma Giampi, tu cosa c'entri allora? Centro perché siamo andati a fare questo reportage insieme, partendo diciamo, dall'occasione di un lavoro fatto come associazione culturale 36esimo Fotogramma in collaborazione con l'Università di Genova, su un lavoro di fotografia e sociologia visuale sul lavoro delle donne impegnate in lavori e professioni tradizionalmente considerati maschili. Avevamo avuto notizia che in quest'ultima miniera di carbone italiana c'era una donna che non lavorava negli uffici o al computer, nella centrale di controllo, ma che lavorava nel sottosuolo, nelle gallerie a 500 metri di profondità. Quindi era stata prima contattata privatamente per chiederle se le interessava partecipare al progetto. Ottenuta la sua approvazione, poi sono state fatte tutte le domande a nome dell'Università di Genova, tutte le autorizzazioni, ci hanno accolto, ci avevano portato sotto nelle gallerie principalmente. E questa prima parte del reportage fatta nelle gallerie in profondità era stata rivolta soprattutto a lei, perché il fine era ottenere qualche ritratto ambientato o ritratto vero e proprio da usare nel lavoro sulle donne. Poi da questo c'era rimasta la voglia, l'idea di proseguire, completare il lavoro allargandolo a tutta la miniera. Quindi successivamente, un paio d'anni dopo, abbiamo richiesto di poter visitare la miniera con lo scopo di trasformare quello che erano state un reportage sulla minatura a tutto l'ambiente della miniera. Siamo andati, ci hanno accolto e ci hanno fatto visitare in questa occasione tutti gli impianti industriali all'aperto, quindi tutta la linea, spiegandoci tutta la linea di lavorazione diciamo, del carbone da quando lo viene estratto a quando poi viene caricato sui treni e sui camion,
e anche visitare proprio le torri, tutti gli impianti esterni. La cosa poi era rimasta lì, dicendo bisognerebbe farne qualche cosa, però c'era sempre dire, però sì, avremo delle foto valide, ci sarà qualche cosa, dovremo tornare giù per sviluppare meglio il lavoro. Poi quello che ci ha dato il là per concludere, finalizzare il lavoro, era stata la visita alla nostra associazione di Monica Bulai, che aveva fatto oltre all'incontro pubblico, anche un workshop principalmente per i soci del circolo, che aveva visto le nostre foto, era rimasta colpita, le aveva apprezzate, allora ho detto, allora il materiale ce l'abbiamo e ci siamo spinti nel fare questo libro. Cavolo, quindi è una autopubblicazione o no, è stato finanziato da qualcuno? No, diciamo che abbiamo trovato, intanto l'editing ci siamo affidati a Maurizio Garofalo, che ha lavorato sul materiale e poi abbiamo ragionato insieme su una stesura definitiva, e l'editore è Emuse, grazie ad alloro che ha condiviso e ha apprezzato l'idea del progetto, e insomma da lì siamo arrivati alla pubblicazione. Quindi, cioè, quando viene presentato? Ma faremo una prima pubblicazione a Genova l'11 maggio. Sì. Dove? Photo Factory a Genova, via San Matteo. 11 maggio. 11 maggio, ore? Ore 18. 18. È un venerdì. E poi stiamo mettendo a punto un calendario per fare altre presentazioni. Probabilmente ne faremo una a Milano. E poi una a cui teniamo particolarmente è quella in Sardegna, nel senso che potremmo farla o addirittura presso la miniera o al Museo del Carbone, che è a Carbonia, a pochi chilometri dalla miniera. Il nostro contatto in particolare, quella che ci ha aperto le porte e che ci in qualche modo cura i rapporti con la miniera, è proprio Patrizia Saias, o Saias, insomma l'accento dove è posto, che è la donna che spesso si ritrova ritratta nel libro e quella che eravamo andati a fotografare come unica donna minatora nella miniera del carbone. Bene, allora quanto costa il libro? Il libro ha un prezzo di copertina di 25 euro, nelle presentazioni verrà proposto a un prezzo di 20 euro. Bene, bene. Allora, magari anche organizziamo anche una presentazione da noi. Anche. Molto volentieri, ti ringraziamo. Bene, ok. Complimenti, ragazzi. Grazie. Grazie, anche grazie, ringraziamo tantissimo.